Molto spesso dentro di noi si accavalano molteplici esigenze e desideri. Come distinguere i veri dai falsi bisogni? Bisogna recuperare l'istinto. Cioè, noi siamo una razza animale, deriviamo biologicamente, sottolineo biologicamente, dalle scimmie. Il 98% delle scimmie antropomorfe ha un'alimentazione vegetariana. Guarda caso, e noi se guardiamo l'alimentazione dell'uomo moderno di oggi, soprattutto nei paesi industrializzati, è molto lontana dalla, diciamo, da un'alimentazione naturale, cioè naturale non intesa come fatta con senza prodotti chimici e quant'altro, ma naturale nel senso consona alla nostra natura. Gli animali invece mangiano ciò che è nella loro natura, cioè il cibo che è adatto per loro, e quindi conservano il loro istinto. 15 giorni fa è uscito un articolo sul Corriere della Sera in cui dei ricercatori hanno visto che delle scimmie antropomorfe, che sono delle scimmie che come l'uomo si possono ammalare di malaria, c'erano delle scimmie che mangiavano dell'argilla e subito dopo l'argilla mangiava una pianta particolare. Analizzando questa pianta e l'argilla hanno scoperto che il caolino che è presente nell'argilla aveva una reazione chimica con delle sostanze presenti in queste foglie di questa pianta, che adesso non ricordo il nome perché è in latino, diciamo la combinazione di queste due sostanze dava un farmaco antimalarico. Cioè, questo per dirti che gli animali comunque hanno un istinto, e noi possiamo, cioè l'unica strada di salvezza che noi abbiamo è quella di preservare e recuperare il nostro istinto, perché altrimenti diciamo non oso pensare alle nuove malattie che sorgeranno in futuro.